Buonasera. Allora, avete ascoltato le ragioni del cuore. Adesso un breve, due parole, perché i tempi sono ristretti, e credo che qui chi ha più di tutti diritto di parlare sia il Presidente della Regione Veneto. Ma prima gli vorrei porre qualche domanda. Oggi questa è una manifestazione che non è organizzata da una forza politica. Io parlo anche a nome di altri per quello che è un comitato, il Veneto Decida, che ha organizzato questa manifestazione per chiamare tutti i veneti a sensibilizzare il consigliere regionale, Luca Zaia in primis, affinché il Veneto possa decidere. Un comitato che per la prima volta, da quando sono iniziate le istanze autonomiste, dalla prima volta in cui hanno cominciato a sventolare di nuovo le bandiere di San Marco, ha radunato attorno a questo palco, attorno a questa manifestazione, tutti i movimenti, tutte le associazioni, anche culturali, che si richiamano all'ideale dell'indipendenza. Per chiedere che cosa? Per chiedere un referendum. Quello che chiediamo è un'accelerazione immediata, Luca, di quello che deve essere il percorso politico pacifico e legale che attraverso il voto referendario ci deve portare ad esprimere il sì o no al seguente quesito. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì! Questo è il quesito che poniamo con questa manifestazione a Luca Zaia, al Presidente. Quali sono i tempi? Noi ti chiediamo di accelerare, vi chiediamo a te come Presidente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, come rappresentante, come Presidente di tutti i Veneti, chiediamo di accelerare questo percorso. È il motivo per cui è nata Indipendenza Veneta, che io rappresento, il motivo per cui sono nati altri movimenti politici, quello di ottenere attraverso il voto democratico la massima espressione della volontà dei Veneti. Allora, nel momento in cui adesso sentiremo direttamente dalle istituzioni, perché qui c'è Luca Zaia che prenderà la parola, ma c'è Mara Bizzotto, europarlamentare, ho visto prima Massimo Bitonci, ho visto Muraro, eccolo qui, presidente della provincia di Treviso, ho visto i rappresentanti di tante altre istituzioni, sindaci, assessori, consiglieri. Chiediamo tutti insieme di sapere qual è il percorso veloce che ci deve portare al referendum, perché, e chiudo, ad un certo punto io credo che piuttosto che vivacchiare preferisco andare a combattere, e allora chiediamo di non vivacchiare ma di combattere. Luca, a te la parola.